So che non c'entra una beneamata fava con questo video, ma prima di cominciare vi devo troppo far vedere la Yao Yao che ho comprato a Tokyo in occasione dell'evento di collaborazione tra Genshin e la Skytree. Praticamente era un piccolo gacha con queste vetro resine mini dei personaggi protagonisti dell'evento e io tra tutti i personaggi che c'erano ho preso lei. E niente, è troppo carina. Fine OT, parliamo di Chiori. Salve, sia ai vecchi che ai nuovi visitatori del canale. Io sono Jul e sono finalmente tornata dal Giappone, luogo dove sono stata per le scorse 2 settimane. Mi è mancato molto fare video, infatti sono super entusiasta per questo inizio di settimana e inoltre parliamo di un video comunque, diciamocelo, parecchio caliente perché è uscito come di consueto il Drip Market di HoYoverse dedicato al prossimo aggiornamento di gioco di Genshin Impact successivo a quello in arrivo questo mercoledì, ovvero l'aggiornamento 4.4 con Shanyun e Gaming. L'aggiornamento di cui parleremo in questo video sarà invece il 4.5, previsto tra circa un mese, calcolate fine febbraio e inizio marzo. E quest'oggi, se non sbaglio, per la prima volta da quando è iniziata l'era Fontaine, abbiamo un drip market con solamente un personaggio. E tra l'altro questo personaggio lo abbiamo già conosciuto nell'aggiornamento 4.3. E mi sto riferendo a Chiori, questa meravigliosa sarta che lavora a Fontaine, ma che è originaria di Inazuma, personaggio sul quale, ve lo dico già da ora, ho probabilmente sbagliato la previsione della rarità. Perché io vi ho sempre detto, sia in live che credo anche qui su YouTube, sicuramente l'ho detto in live, che a me Chiori è sempre sembrata una 4 stelle. Io ragazzi, cioè, vedo questa immagine e cambio idea. No, ragazzi, questa è una 5 stelle. Adesso la vediamo nel dettaglio. Ci tengo a chiarire che io sono sempre stata convinta che lei sarebbe stata una 4 stelle perché il suo design all'interno dell'evento Rose e Moschetti, quello dedicato a Chevreuse, ai personaggi di Inazuma che vengono a Fontaine, a me in quell'evento lei era sembrata una 4 stelle, invece questo artwork c'ha veramente tutt'altro sentore. Innanzitutto adoro il dual wielding, ve lo faccio vedere meglio in questa immagine. Lei impugna due spade contemporaneamente, il che, cioè, mi fa pensare che lei sia un personaggio che usa la spada. Quindi, secondo 5 stelle di elemento geo che utilizza la spada, perché mi pare che in gioco a 5 stelle sicuramente almeno ci sia solo Albedo con spada ed elemento geo, ma credo che anche in generale non ci siano altri personaggi a parte Albedo con spada ed elemento geo. Questo è il classico momento in cui poi voi nei commenti, quando vedete il video, mi segnalate gli 80.000 personaggi che ho dimenticato geo che usano la spada, fatevi sotto. Comunque, Chiori, che dire, bellissima. Il design a me piace un casino, questo per me è un centro totale. Adoro la pettinatura, adoro la pelle così chiara che contrasta con il vestito senape. Tra l'altro, il senape secondo me le sta molto bene. Le calze sono stupende, la gonna è stupenda. È un bel design di Inazuma e diciamocelo, era da un bel po' che non cicciavano fuori personaggi, in particolare di Inazuma. Adesso non sto a fare il calcolo esatto di qual è stato l'ultimo personaggio di Inazuma uscito in gioco. Credo Kirara, quindi parliamo di un bel po' di tempo fa, ero in maniche corte quando è uscita Kirara, per dirvi. E a proposito di Kirara, vi leggo un piccolo trafiletto su Chiori che potete trovare sulla pagina Facebook italiana di Genshin Impact, è la traduzione ufficiale del gioco, e vi leggo che cosa ne pensa Kirara di lei. Chiori ha delle mani di fata. Ogni volta che provo un nuovo abito mi aiuta sempre ad abbinarci una bella acconciatura, perché secondo lei anche quella fa parte del completo. Devo dire che mi piace molto quando mi pettina. E questa è Kirara. Se avete seguito in particolare l'ultimo evento, ma anche l'evento di debutto di Kirara, saprete che loro due si conoscono già da tempo perché l'intero outfit di Kirara è stato per l'appunto progettato da Chiori, che utilizza Kirara come una pubblicità ambulante, visto che Kirara fa tipo la postina, la corriera, il corriere, è vestita Chiori and Co. dalla testa ai piedi e quindi lei si fa pubblicità gratuita. Le altre informazioni a proposito di Chiori che abbiamo è che il suo titolo è di Sarta Tonante. Buffo che abbia
L'aggettivo tonante, e poi lei è di elemento geo, buffo, è la proprietaria della boutique Chiori, la sua visione è geo, ma l'avevamo già visto durante l'evento della 4.3, e la sua costellazione è la Forfex Sericorum. L'arma non è confermata in questa sede, è vero che la vediamo utilizzare due spade, ma tutto può essere. Con tutti i personaggi che abbiamo visto maneggiare armi che poi non erano le loro, io veramente, questa potrebbe anche avere, non lo so, l'arco, tirar fuori l'arco dalla gonna, non parlo, a vederla così a me sembrerebbe una spadaccina, chiaramente non sarà una spadaccina. Vi leggo qualche altra informazione su Chiori, fermo restando che il suo carattere secondo me era già facilmente inquadrabile nel suddetto evento, perché lei c'ha un bel caratterino, eh. Nella strada più affollata del quartiere Lyonnais di Fontaine si trova un negozio di abbigliamento chiamato Boutique Chiori. Sebbene non sia molto grande, le persone si fermano spesso a guardare la sua vetrina. Dicono che la sua proprietaria, Chiori, provenga da Inazuma e che sia diretta come un fulmine. Sanno tutti che fine fanno coloro che, non credendo a queste dicerie, vanno a disturbarla mentre lavora. Queste persone non solo incassano un'amara sconfitta, avevo paura che le ammazzasse, grazie Chiori, ma alcune di loro scoprono cosa significhi finire con la testa in un tombino per la prima volta nella vita, letteralmente. Niente, le ammazza davvero. Cioè, se tu vai da Chiori e le dici non mi piacciono i tuoi vestiti, baby, rivedi un attimo i tuoi gusti nella moda, lei ti fa finire con la testa in un tombino. Fantastica, Chiori. Saper accettare le critiche prima di tutto. Una persona che agisce sempre di testa sua e ribelle sin da bambina, al punto che non si rivolge con rispetto alle persone più anziane. Le opinioni su di lei non sono molto positive. È sicura di sé la signorina, mi piace, c'ha un po' la puzzettina sotto il naso, Chiori. Ci sta, carina. Vi rimetto la schermata dove lei è un po' più grande, eccola qua. Ribadisco che adoro i suoi colori, mi piace un sacco la sfumatura del capello e tra l'altro specifico che, essendo lei un personaggio di Inazuma, e non avevamo ancora visto personaggi di altre regioni da quando è uscita Fontaine, lei non avrà la meccanica di pneuma e usia tipica dei personaggi di Fontaine. Quindi lei è una normalissima portatrice di visione geo e basta. E a questo proposito, ipotizziamo un po'. No, perché l'elemento geo, va bene Navia, nostra regina, personaggio fortissimo, quello che volete. Non pensate anche voi che abbia un po' bisogno di un nuovo, come dire, sub DPS? Attaccante secondario? Salvateci da Albedo? Nulla togliendo ad Albedo, che è un personaggio che a me sta molto simpatico e che ho giocato tanto. Ma ragazzi, cosa di cui tra l'altro ho discusso già nella flop 10, nella flop 5 anzi, che ho fatto quest'anno a proposito dei personaggi di Genshin, dei 5 stelle di Genshin, mi pare che fosse proprio le 5 stelle, Albedo è un po' scarso, ribadisco, non me ne vogliano i fan di Albedo, ragazzi, è una pura questione di meta, poi chi se ne frega del meta altrove, eccetera. Ma Albedo inizia veramente ad essere stantio, fa fatica a performare come sub DPS nei team moderni, tanto che anche Itto e Navia lo hanno messo da parte e non ci sono buone alternative a lui. Secondo me un nuovo sub DPS geo con i contro farebbe sol che bene a questo elemento, che con Navia ha visto una rinascita, però è per l'appunto una rinascita, cioè Navia non dà lustro al monogeo. Navia crea delle formazioni completamente diverse. È vero che con Furina sia Itto che Noel, tra l'altro, hanno preso valore. Però manca il sub DPS geo, perché Yunjin è troppo di nicchia e Goro è un supporto dedicato e Albedo per l'appunto non è all'altezza. Poi soprattutto nell'ambiente dello Spiral Abyss continuano a distruggere il suo fiore in continuazione i nemici, quindi non riuscite nemmeno a usare la meccanica principale di Albedo. Spero che Chiori sia un nuovo personaggio attaccante secondario, non credo sia primario come Navia, perché cosa si mettono a fare? A far uscire attaccanti primari geo a rotta di collo? Credo che lei finalmente sarà ciò che stiamo aspettando da tanto tempo, forse anche una curatrice, certo che a vederla con le spade, cosa ci cura con le spade? Lo fa anche Kuki Shinobu, quindi i curatori con le spade ci sono, però boh, c'è anche Jin che cura con la spada. Vedremo. Sicuramente, ed è brutto da dire, credo sia la prima volta che mi capita di dirlo da quando ho iniziato a giocare a Genshin, io in un certo senso sto sperando in un power creep, ragazzi. Ribadisco, nulla togliendo ad Albedo, che ho ad amicizia 10, giocato tanto, tutto quello che volete, ma Albedo è troppo limitante adesso. Datemi un nuovo
giochino Geo, un nuovo personaggio Geo da giocare in seconda fila, informazioni Geo e magari anche non, più solido di Yunjin e Albedo, meno nicchia di Yunjin e più solido di Albedo, e quindi spero che Chiori, visto che tra l'altro ha un design che mi piace molto, sia proprio ciò. E se si dovesse rivelare ciò, sarebbe un grandissimo colpo, perché i giocatori non sarebbero nemmeno forzati a evocarla, perché lei sarebbe sì un buonissimo supporto per il suo elemento, ma allo stesso tempo anche un personaggio skippabile per tutti coloro che non sono interessati a implementare le loro formazioni Geo. Questo è quanto per quanto riguarda Chiori. È stata annunciata solo lei, e sto registrando questo video un paio d'ore dopo il Drip Market, quindi mi sa che non sono previsti altri personaggi. Avremo lei più tre rerun a 5 stelle e poi solo rerun di personaggi a 4 stelle. Apro una piccola parentesi sui personaggi a 4 stelle: io spero che torni Cave, perché Cave, ragazzi, sta diventando il nuovo Fischl. Fischl ha avuto un periodo qualche anno fa, mi pare nel periodo di Nazuma, in cui non è uscita in rate up per tipo 6 mesi di fila. Cave è uscito quasi, aggiungeteci 2-3 mesi, quasi un anno fa, e poi non è più tornato in rate up, e non tornerà nemmeno nella 4.4, quindi mi auguro che lo mettano in questa patch, possibilmente con Chiori, così possiamo recuperare anche lui, visto che Cave prende il grosso del valore principalmente a C6. E niente, adesso voglio assolutamente sapere la vostra, in particolare mi interessa sapere la vostra sull'argomento Albedo Chiori, nel senso, la pensate come me, e per quanto magari vi possa piacere un Albedo, avete voglia di qualcun altro che possa rendere meglio di lui, o invece sperate che Chiori abbia un ruolo completamente diverso da Albedo? Perché magari voi, al contrario mio, riuscite a ottimizzare Albedo molto meglio, siete fieri, diciamo, della potenza che porta in Abyss. Fatemi assolutamente sapere la vostra, perché mi piacerebbe, diciamo, intavolare una discussione nei commenti su questo, che è un argomento un po' controverso, perché augurare un power creep a un gioco come Genshin Impact, in generale un gioco gacha, una roba un po' rischiosina, e lo so, mi prendo la responsabilità delle mie parole. E poi altra domanda: ma anche secondo voi è una 5 stelle? Oh, io vi giuro, per me è palese che sia 5 stelle adesso, se le fai un artwork così, o voi siete ancora convinti come io ero convinta prima che sarà a 4 stelle? Fatemelo sapere. Poi so che molti di voi sicuramente avranno già spulciato i leaks e tutta quella roba lì, e quindi lo saprete, io i leaks non li seguo e quindi non lo so, però sì, dite la vostra che io ho detto la mia, e a me non resta che salutarvi. Video Drip Market un pochino più corto del solito, ma d'altronde il personaggio è uno solo. Io auguro già da ora tanta fortuna a tutti coloro che come me proveranno a evocare per Chiori, e dite la vostra che io ho detto la mia. Vi do appuntamento ai prossimi video e speriamo che Chiori non ci deluda e che la reputazione dell'elemento Geo continui a salire. Ciao!